Nel suo intervento a Credito al Credito 2015 ha sottolineato l'importanza dei dati per la mitigazione del rischio nella valutazione dei portafogli immobiliari. Sì, corretto. Diciamo, la gestione del dato e quindi delle informazioni è assolutamente centrale e basilare in questi processi di governo della mitigazione del rischio. Lo dicono le norme, lo dicono i regolamenti di tipo internazionale, europeo, eccetera, che hanno indirizzato appunto le banche verso questa, diciamo, verso questa ambito più innovativo. Su questo si può fare molto nel nostro paese. Noi abbiamo cercato di fare qualcosa perché riteniamo che ci sia questo dovere di colmare un gap rispetto ad altri paesi come i paesi anglosassoni, dove le informazioni sono molto più facilmente disponibili. E quindi abbiamo uno strumento che si chiama Magister, che insieme a un Big Data permette appunto di ottenere e di avere una serie di dati e di informazioni che sono a supporto o della valutazione in fase di erogazione del credito o in fase di gestione di portafoglio. Questo strumento in realtà esiste in azienda da circa 20 anni e quindi ha un database interno molto importante di circa 1 milione di dati comparabili di mercato che sono aggiornati ogni 6 mesi. Questi dati sono frutto sia di dati grezzi estratti dal mercato, ma sono anche diciamo, ponderati insieme a quelle che sono le fonti principali di osservazione del mercato che sono di tipo istituzionale. Quindi questa piattaforma permette di avere attraverso un unico strumento il possesso e il governo di tutte queste informazioni. Poi abbiamo fatto un passo in avanti che è quello di associare, oltre al dato, diciamo, immobiliare, quindi al comparabile di mercato, tutta una serie di informazioni che sono tratte da un big data che è stato integrato nel sistema e che chiaramente viene aggiornato periodicamente. Big data significa avere a disposizione tutta una serie di informazioni di tipo microeconomico, quindi dalla informazione di tipo statistico, di tipo demografico, di tipo economico, di produzione, ricchezza, disoccupazione, settore di attività, anzianità della popolazione residente, eccetera, che ci permettono di leggere le dinamiche di crescita o di decrescita dei valori, partendo anche da una lettura di come il territorio si muove nell'ambito di questi processi di sviluppo economico. E questa infrastruttura che noi mettiamo a disposizione dei nostri tecnici per le valutazioni in fase di erogazione del credito e che quindi danno uno strumento in più e che quindi avvicina sempre di più a quelli che sono i livelli di servizio richiesti dalla comunità europea in questo settore e dai codici internazionali di valutazione, dall'altra parte invece lo mettiamo a disposizione delle banche come strumento per profilare il proprio portafoglio crediti in modo diverso, non soltanto basandosi sul classico parametro dell'loan to value, ma avendo tutta una serie di informazioni che caratterizzano il rischio di portafoglio, perché questo è sicuramente questo maggiore approfondimento del rischio è un vantaggio per la banca perché può consentire con una granulometria diciamo più di dettaglio, può consentire per esempio livelli di accantonamento delle riserve inferiori rispetto a quelli che possono essere diciamo derivate da uno strumento tradizionale di valutazione del rischio di portafoglio. Ecco. I dati vengono aggiornati con frequenza? I dati vengono aggiornati ogni 6 mesi, quelli che sono appunto estratti direttamente dal mercato, quindi sono frutto di transazioni immobiliari realmente effettuate sul mercato, e poi si aggiungono periodicamente, diciamo almeno una volta all'anno, tutte le informazioni che sono invece estratte dagli osservatori tradizionali del mercato, quindi da agenzie del territorio piuttosto che consulenti immobiliari, eccetera, eccetera. Fotografia è sempre aggiornata e quindi permette di fare questa lettura di dettaglio. Noi abbiamo questo strumento ormai
in attività, appunto dicevo, sia internamente, ma ci sono già alcune banche che lo stanno utilizzando in modo assolutamente diversificato, perché può essere anche uno strumento per una prima valutazione fatta all'interno della banca di congruità o non congruità di un'operazione di credito, o può essere invece uno strumento per dare una reportistica di portafoglio, e quindi l'uso chiaramente dello strumento è ampio e diversificato.